Sapete cosa? Oh mio Dio, ho avuto l'idea del secolo. Fare il carrellino. Avete presente quando, non lo so, i bidelli mi portavano il carrellino con la televisione, il videoregistratore, ci mettevate le cassettine? E c'erano quei carrellini con tutte le ruote che si giravano, spastiche. Ecco, farò quella cosa. Farò quella cosa, sarà una cosa epica. Ah? Ah? Adesso porterò giù queste quelle cose. Scusate, non sono tipo schizofrenico, è semplicemente l'emozione di questa ingegneria estrema che stiamo facendo. Tipo D-Max quando vedete le... Oh mio Dio, portano una casa 5.000 tonnellate e vi gasate e vi dovete chiudere in bagno con le riviste di case e cose simili. Quindi insomma, è una roba normale, penso di essere una persona normalissima. Infatti lo notate dalla frequenza delle mie cazzate, che sono una persona... No, ma perché ti metti in mezzo? Normalissima. Quindi... quello che voglio fare è avere delle ruote che ruotano. Meraviglioso, la miglior definizione di sempre. E voglio utilizzare qualcosa di nuovo all'interno di questo update. Penso ci sia steering. Ecco, steering. No, questo c'è anche quello vecchio, sono un ignorante. Allora facciamo così. Ok, così. E ci mettiamo. Oh Gesù. Ma non, non che ruotano. Aspetta, oh sì. 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 Va bene così. Oh my god, questa sarà la cosa più figa di sempre. Ah, a parte che una è più alta delle... Ah, ok, una è più bassa delle altre. Quindi un job è spistami per fallire in maniera estremamente misera. Ok, ok. Uno steering qua. Ok, ok. E adesso mettiamo uno così. Uno così. Una così. Uno così. E ora guardate. La magnificenza. Ok, due ruote se ne sono andate. Ho tutte le ruote se ne sono andate. Quindi Espy, sei un fottuto genio. Ti tocca rinforzarlo con le varie cazzatine. Quindi tira fuori il tuo bel brace. Questi sono gli apparecchi. L'apparecchio per i denti portava Espy un tempo. Non l'ho mai portato, ma shh, silenzio. Neanche il suo dentista non lo sappia. Ci conta ancora. Ah no, ok, non va qua. Non fino a lì. Fino a lì, genio. Che poi dovremmo mettere... Oh mio Dio, ci possiamo mettere le sospensioni. Mio Dio, tra un po' faccio l'ingegnere della Ferrari in questo passo. Guardate, chi non vorrebbe una Ferrari fatta così? Ci mettiamo una bella F qua in cima e tutti se la comprano. Sciocchini, sciocchini. Allora, vediamo. E quindi mettiamoci queste sospensioni. Saranno le sospensioni più sospensionistiche del mondo. Saranno così morbide e carnose. Mmm, che sospensioni. Cotte a fuoco lento, il sangue... cosa sto dicendo? Non importa, dove sono le sospensioni? Sto continuando a dire cose a casaccio senza sapere effettivamente cos'è il ball joint. È una giuntura per palle? È questo che mi stai dicendo? Ma non importa, ignoriamo la cosa e concentriamoci sulle sospensioni. Che sono... Ah, quanti cose occupano? Due? Ok, hai bisogno di due cose. Ti sei collegato? Non mi sembri molto collegato, sai? Sei collegato. Oh mio Dio, sei collegato. È pazzesco. Ok, quindi quello con le sospensioni ha resistito all'impatto. Gli altri no. Ok, che molti di voi staranno dicendo: ehi Espy, se avresti adatto potevi abbassare la macchina. Sì, ma questa è una sfida. È una challenge contro la gravità, capito? Ok. Ok. Mantieni la calma, Espy. Non serve insultare nessuno. Perché la gente non ti parla. Te li immagini tu mentre parla. Quindi... avete visto quanto ha rimbalzato bene? Ma è bellissimo! Ma io ho tutto il tempo... negli occhi, ok, allora... guarda, mettiamoci così. Allora... Oh... No, no, questo non dovevi... No! Ok, allora, piccola cosa. Devo rinforzarlo assolutamente. Forse devo anche renderlo più pesante. Una struttura del genere... è troppo così. Sapete cosa posso farci? Però dopo non è più un ragno strafigo. Oh. Ah, devo provare a ruotare le cose. Oh mio Dio, funziona correttamente. Posso andare di qua, posso tornare indietro, posso fare così e posso ingamberarmi e morire. Ma per il resto, adesso servono dei brace che vanno da qui a qui. Brace che vanno da così a così. Ok, lo riempio di brace, frega cazzi. Tanto in ogni caso chi se ne frega. Ok, così. Così. Mamma mia, sembra che mi stia facendo cose brutte questo ragno di legno con quattro zampe. È un... non so cosa, come si possono definire gli animali con quattro zampe. Insetti quadrupedi? Insetti quadrupedi. Non emozionare, si è emozionato. Ok. Ok, non so cosa farti. Devo mettere da altri sostegni, devo collegare le... Però aspettate, è un cheat se io faccio così?
È comunque un ragno perché c'ha quattro zampe di legno, però almeno ha una struttura un po' più solida. Guardate quanto... Oh mio Dio, questo è troppo pro. A parte che girano nel verso sbagliato. Io sinceramente... Aspettate, però se lo guardo da questa parte... No, ok. Girano nel verso sbagliato ste cacchio di cose. Ok, allora, facciamo una bella cosa. Vediamo. Com'è che si cambia il verso? Ho realizzato la macchina della vita. È straordinaria. E per, diciamo, semplificarci la vita, ok, dobbiamo mettere, come possiamo dire, qualcosa di interessante. Ovviamente. E voi sapete già a cosa mi riferisco. Se lo trovassi, perché non so ancora dove stanno i blocchi, perché sono un deficiente. Ok, ecco qua. Bombe, 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 bombe. Yes. Queste bombe ci metteranno in difficoltà. Queste bombe non devono cadere. Queste sono la nostra arma e la nostra maledizione. Mio Dio, è stupenda questa cosa. È un portabombe, ok? E uno deve guidarlo in maniera assolutamente cauta, perché altrimenti si suicida. È qualcosa di straordinario. Chi non vorrebbe guidare una cosa di questa? Una volta su due si muore andando al lavoro. Tutto a causa di questa roba qui. Oh mio Dio, ma quei cosi mi fanno saltare. Ho sempre desiderato saltare. Ho sempre desiderato saltare. Fammi saltare, fammi saltare, fammi saltare, fammi saltare, fammi saltare. Ok, così, così. No bombe, no bombe, no bombe. Oh mio Dio, ma è stupendo. Con tipo le cose, le sospensioni sono perfetto. Le curve. Ma riesco a cappottare? Sì, a quanto pare riesco a cappottarmi. Ma quello... What the... Quella è pece. Oh mio Dio, c'è la pece. Oh mio Dio, c'è la pece. Un applauso per la pece. Ok, non così... Così... Non so perché ho messo le bombe, ok? Gente, volevo fare una cazzata e l'ho fatta alla fine. Quindi, ok, sapete cosa? Oh mio Dio, ho avuto l'idea del secolo. Mettiamo i cannoni che fanno esplodere le bombe. Qualche ragione? No, non ce n'è nessuna. Voglio soltanto dei cannoni che fanno boom. E basta, perché questo gioco funziona così. Vuoi fare esplosioni principalmente. Quindi, un cannone... Oh, ma funzioneranno questi oppure tipo sì? Oh mio Dio. Sapete che è bello se le palle di cannone tipo rimangono fisse, tipo qua, perché non fanno contatto con le bombe. Oh shit, vai! Yes! Oh, è stupendo! È la cosa più bella di sempre! Ho realizzato una piccola bomba atomica! Così, è meraviglioso, è stupendo, sono orgoglioso di me, mi sento il nuovo Enrico Fermi di YouTube. Ok, allora vieni qua. Vieni qua. Allora, dobbiamo trovarti una challenge da fare. Ho un'idea. Ho avuto l'idea da... No, tu non... Perché devi fare queste cose? Raddrizzati. No! Si è slogato le caviglie. Adesso chi lo mette in sesto? Ok, ricominciamo. Gente, mi voglio arrivare. Adesso non vi dico niente perché non vi voglio rovinare la sorpresa, ma per cortesia. Ciccio, dai, non è così difficile. Su, dai, muovi queste cose. Forse perché i cannoni sono troppo pesanti? Vai. Bisogna rimanere in moto? Forse bisogna rimanere tipo in moto costa. Ante lì, ho quasi... Vai, passa la bomba, passa. Non far toccare la bomba troppo violentemente, ok? Bomba, rimani in te. Rimani in te, non impazzire. Ok. Perfetto, stiamo arrivando in prossimità al nostro obiettivo. Il pollo vicino al mulino bianco di Banderas. Sarai mio bel pollaccio. No, non così! L'ha preso? Oh, l'ha preso! Muori pollo! Muori! Ancora vivo. Oh mio Dio, abbiamo trovato la torcia umana fra i polli. È stato meraviglioso. Tutto è crollato attorno a lui, ma lui saldo, fiero. È uno spettacolo. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao!